Radio Radicale, siamo con Angelo Deiana, presidente di Confassociazioni, per commentare un evento che secondo me è importante e anche un po' storico, il fatto che la Bank of England, la Fed e anche la BCE hanno tenuto fermi i tassi di interesse. Allora, che cosa significa questo rispetto all'inflazione e a quello che non ci costerà questo stop sul nostro debito pubblico? Allora, il suo giudizio è, questo glielo chiedo, non è che glielo voglio far affermare, è che il peggio è passato? Ma il peggio è passato perché quello che abbiamo visto fra 2022 e 2023 è il più violento rialzo dei tassi che ci sia mai stato nelle serie storiche, quindi una cosa molto importante. La Fed aveva cominciato prima, la BCE è stata un po' più prudente, ma poi l'ha seguita sprombattuto e anche le altre grandi banche centrali, a parte i giapponesi che come sappiamo fanno caso a parte. La cosa importante è che in questo momento probabilmente abbiamo raggiunto il picco. L'inflazione sta scendendo, l'inflazione da carrello della spesa è ancora molto forte, soprattutto in Italia, 5,8%, però l'orizzonte è quello di un decalage, cioè di un progressivo calo a partire dal 2024, che secondo me prima inizierà chiaramente la Federal Reserve perché è iniziato prima e poi perché comunque i dati americani sono più significativi. I dati europei bisogna essere un po' più prudenti, io penso che ci siano tre tagli dei tassi nel 2024 della Fed per un totale di 0,75, forse un punto. Quindi diciamo che fra 5 e 5,25 e 4 e 4,25, quello è l'orizzonte. La BCE sarà un po' più prudente, secondo me, e partirà un po' più avanti. Poi chiaramente dipende dai dati, Ecco, dipende dal ciclo o dalla presidente della BCE? No, dipende dal ciclo perché il ciclo è quello, come dicevo prima, del carrello della spesa. Il carrello della spesa è quello dove si concentra la speculazione. Nel senso che lì non c'è Solo domanda. lì? Beh, Da tante altre parti, però, l'energia. anche l'energia, ma il carrello della spesa vuole anche l'energia, si chiama energia, alimentari, alcol e tabacco. Questi sono i grandi Certo. aggregati del carrello della spesa. Ed è chiaro che lì il problema della speculazione è che la domanda è rigida e soprattutto è la domanda delle classi meno abbienti, perché le classi meno abbienti non hanno la possibilità, quelle sono, come si dice, spese che vanno comunque fatte, domanda rigida, speculazione. Ecco, la cosa che io le chiedo è, trova che sia inquietante che diminuisca l'inflazione, si stia raffreddando l'inflazione, i tassi si fermano e ci sono però due guerre che se si fossero verificate per esempio negli anni 70 avrebbero avuto degli effetti più sconvolgenti sulla nostra economia. Perché oggi siamo più resilienti rispetto a casi come quelli degli anni 70? Perché in realtà questo è un mondo nuovo, è un mondo i cui sintomi, i cui trend, i cui segnali deboli venivano già nel periodo prepandemico, però in realtà il periodo pandemico e questa accelerazione straordinaria sulla digitalizzazione che abbiamo sperimentato durante la pandemia, consideriamo che, io lo dico sempre, la pandemia è stato il più grande esperimento sociale della storia. Per 2 mesi 4 miliardi di persone sono state chiuse dentro casa e hanno fatto relazioni business affetti solo col digitale. E quello è un crinale da cui non si torna indietro. Quindi questa economia nuova è un'economia diversa, un'economia di grandi piattaforme geostrategiche, Stati Uniti, Russia, India e Cina, è una piattaforma dove si fa competizione sull'intelligenza artificiale come se fossero armi nucleari, e quindi questi conflitti importantissimi, fondamentali ma regionali, rappresentano sì un riferimento molto importante sui prezzi e potrebbero scatenare una guerra sull'energia, però la guerra sull'energia ce l'abbiamo già avuta e quindi il mercato adesso ha assorbito Sì. quella tipologia. Senta, secondo lei COP28 faciliterà la diminuzione diciamo, dei prezzi dell'energia col segnale che è stato dato sui fossili? Allora, il fatto di vedere la fine del fossile abbasserà il prezzo dell'energia? Cosa che sta succedendo per il gas che è arrivato ai livelli del gennaio del 2022? Non è così semplice, quello è un mercato complesso, nel senso che, per esempio, il mercato di riferimento per l'Europa, che è il TTF di Amsterdam, è un mercato molto piccolo, dove un grande speculatore con investimenti importanti può, diciamo così, trovare il prezzo che gli fa più comodo.
però il tema fondamentale del COP28 secondo me non è tanto questo concetto di transizione sui fossili, quanto il fatto che ci sia il fondo per i paesi più vulnerabili, quello loss and damage. Perché? Perché il problema non sono i grandi paesi. I grandi paesi che vogliono stanziano e trasferiscono, transitano a energie più rinnovabili. Il problema sono i paesi poveri o i paesi meno abbienti, diciamoli così, che invece da questo fondo potrebbero trovare giovamento proprio perché i paesi ricchi in realtà lo stanno finanziando. Quello è il vero risultato, a mio parere, del COP28. L'ultima questione: quanto è importante questo segnale dei tassi per noi, che in Europa stiamo facendo anche una politica alla De Gaulle, con il veto sul patto di stabilità, il rinvio sul MES? Allora, noi che abbiamo un alto debito pubblico, il segnale di inversione della politica dei tassi è un segnale importante? Quanto e fino a che punto? È un segnale importante perché noi tassi, questo violentissimo aumento dei tassi ci ha fatto male. Ci ha fatto bene pure l'inflazione, se non... perché è chiaro che nell'inflazione non c'è soltanto lo speculatore privato. Lo Stato incassa più soldi col fiscal drag, sia dal punto di vista delle tasse, sia dal punto di vista dell'imposta sul valore aggiunto. Però la cosa importante è che se l'orizzonte è quello del decalage di cui parlavamo prima, probabilmente le pressioni sul nostro debito pubblico sono minori, perché quella è una nostra grande fragilità. È come una faglia di un terremoto: se la faglia è sotto pressione, rischia lo scivolamento; se la faglia non è sotto pressione, sta lì, e noi, pur dovendo recuperare un pezzo di solidità, comunque possiamo fare meglio. Bene, grazie come sempre, grazie. Ad Angelo Deiana di Confassociazioni.